ora viviamo per 24 ore con il colore del nostro uomo! La ruota deciderà il colore del nostro uovo. Perfetto, a me è uscito il colore azzurro. Guardate il mio uovo, al nastro azzurro. Che coincidenza, anche il mio maglioncino azzurro. Direi subito di decorare il mio uovo di azzurro. A me piacciono tutti i colori della ruota, quindi non c'è problema. A me è uscito in rosa come le mie stelline nella maglietta e il mio pantalone. Che bello, adoro il rosa. Andiamo a decorarlo perché è bianco e cioè è brutto bianco. Adesso tocca al papi. Sono prontissimo. Andiamo. 1, 2, 3, 5. Il mio colore è verde, come la maglia, eccolo qua! Adesso mi tocca soltanto decorarlo e vai! Adesso tocca a me, vediamo il colore che mi uscirà. 3, 2, 1... Giallo? Però io non ho la maglia gialla! Andiamo a decorarlo. Allora, io decorerò il mio uovo con questa polverina magica che è una pallina. Allora, prima devo mettere l'acqua. Anche la devo mettere, vabbè. Adesso metto questa pallina magica. Sarà bellissima. Mescoliamo. No. Wow. Perché sei stato blu? Vabbè, sembra il colore di Mr. Pooh. Ma a me sembra blu, ma siamo sicuri che è rosa. Vabbè, ormai l'ho fatto. Bene. Mettiamo il mio bellissimo uovo. Così. Se non cade, sembra una sfida. Oui. Boh, vediamo se ci riesco a farlo colorare. Bene, 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 bene. Io non farò come Lulu che utilizzerò questa ciotolina con l'acqua e poi metterò questa polverina magica. No, via! Sapete io come decorerò questo mio bellissimo uovo azzurro? Con questi meravigliosi sticker, ovviamente azzurri. Vediamo. Beh, posso utilizzare questo a pois e questo con le strisce. Bene, no, strappiamo, piano piano, ok, e strappiamo pure questo lato, senza strappare la striscia, ok, 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 benissimo, via! Non sono sticker, ragazzi, mi sbagliavo. Per attaccare questa striscia a pois, utilizzerò la mia colla, perché non si attacca. Bene, bene. Attacchiamo. Ok, così. Che bello! Che carino il mio uovo, ragazzi, è stupendo. Sarà il più bello di tutti. Io invece decorerò il mio splendido uovo con questi bellissimi sticker. Wow. Allora, prendo la bocca. Ecco qua. Guardate. Metto la bocca, prendo gli occhi, vado, voilà. Io invece decorerò il mio uovo con questi bellissimi sticker. Cosa fai? Ah. Coloro
uovo. Niente, la mia decorazione non funziona. Come nuovo, adesso proviamo a... Vediamo un po' cosa posso utilizzare, perché c'è un po' di tutto. Allora, pennarelli no, strisce già messi, Aurora no. Chi avrà realizzato l'uovo più bello? Beh, non ci sono paragoni. Questo è il mio uovo tutto azzurro. Che carino. Questo invece è il mio. Ho usato un sacco di colori. Tutto bello, bello. Ho fatto anche il sole. Anche se non si vede proprio. Ehi, 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 ehi. Il mio è più bello. Io invece ho realizzato l'uovo con due facce, una triste e una sorridente. Votate il mio. Questo invece è il mio uovo. Guardate che meraviglia, tutto colorato. Vincerò io. Votate me. Challenge numero 2. Chi cucina l'uovo più bello vince. Inizia io. No, io inizio. Questa challenge invece la inizierò io. Intanto spalmiamo l'olio con questo utensile. Ok, spalmiamolo tutto prima di mettere l'uovo. Dovrò fare l'uovo con il cerchio perfetto, se no perderò la challenge. Bene, allora, tanto alziamoci. Eccolo, aiuto. Ok. No, vabbè, che professionista che sono. Ok, però Auri, aspetta un attimo. Auri, questo lo metti qui. E come faccio? Devo fare così. No, ragazzi, è tutto storto. Ok, il cerchio però non è venuto bene. Si è aperto malissimo l'uovo. Sì, dai. Forse se faccio così. Ok, dai, accendiamo. Ok, il mio uovo è cotto, impiattiamolo. Dai, è bellissimo. È proprio bello. Auri, dai, non rompere. Aurora, non lo devi rompere. Eccolo. Che carino. È davvero l'uovo più bello che io abbia mai visto. Ragazzi, adesso tocca a me, ma ho un segreto. Io utilizzerò queste formine, così il mio uovo sarà perfetto e farò la formina a orsetto, perché gli animali li amo, quindi farò questo. Allora, spalmiamo un po', perché c'era poco olio, quindi adesso ho messo un altro po'. Allora ragazzi, adesso metto l'orsetto così, e poi metterò l'uovo dentro, così il mio uovo sarà perfetto e poi me lo mangio. Allora, adesso inseriamo il mio orsettino senza toccare la padella, sennò mi brucio la mano. Bene. E adesso rompiamo l'uovo lì dentro. Congelato. Perfetto. Devo centrare, sennò non esce il mio orsetto. Un po' così, così. Vabbè, non ho proprio incentrato la mira, però sarà comunque perfetto. È uscito un po' però. Che buono, che buono. Ragazzi, ma a voi piace l'uovo? A me solo la parte bianca, la parte in mezzo non mi piace.
Bene, adesso spezziamo la parte quella là, quella bianca deliziosa, con un cucchiaio, perché il coltello non posso usarlo e se chiamo i genitori mi scoprono, quindi no. Già un po' si è rotto quando si è cotto, però ok. Ok, dai che ce la posso fare. Ok. Aiuto! Ho preso il piatto, adesso mettiamolo. Tino, carino. Adesso prendiamo il nostro famoso cucchiaio. Si rompe. Guardate che bello il nuovo vassetto. La acquilina in bocca mi viene. Che delizia. Sembra vero. Adesso tocca a me. Vai con l'uovo. Il mio uovo è pronto. Vincerò di sicuro perché il mio cerchio è perfetto. Piano piano, lo si rompe. Guardate. Voilà. Direi che è perfetto. È arrivato il mio turno. Cucinerò un uovo perfetto. Con un cerchio perfetto. E voilà. Che profumino! Adesso lo impiattiamo. Guardate bene. No, si è girato il mio uovo. No! Impiattiamolo, che è meglio. Bene. Va bene, dai. Carino. Io ho cucinato un uovo perfetto. Beh, ragazzi, guardate il mio. A fare Ludo, no, ma i nostri a confronto sono bruttissimi. Allora, la tua sembra una pizza. Aspetta, ma mio, poi ho messo. Oh, bellissimo! Ma come hai fatto a fare questa forma? No, 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 mi devi spiegare come hai fatto. Come hai fatto? No, però allora, ho cucinato l'uovo, poi ho aspettato un po' che si raffreddasse. Poi ho fatto le orecchie e... Ma che però... bello, ma come hai fatto a essere così precisa? Però puzza il suo, ragazzi, puzza! Guarda che puzza! No, no, no. Anche il mio profumo! Anche il suo, ma che puzza! No, guarda, questa sembra una pizza! Guardate il mio, guardate il mio, è bellissimo, è bellissimo! È bellissimo! Qua c'è rosso, qua c'è rosso. Vabbè, comunque, un solo voto, mettetemelo a me. No! Votate me! Tu fai via. Ma come tu sembra una pizza? Tutto, mi sa che forse hai vinto questa challenge. Dato che ho vinto io, perché ho forma di orsettino, mangerò solo io l'uovo. E... è piccolo però. È medio, vabbè. Allora, adesso tagliamo con la forchettina. Voto 10, buonissimo. Tagliamo un altro pezzo. Tagliamo piccolo così almeno mangio di più. Quindi taglio una parte e poi taglio. Cioè. Delizioso. Anch'io mangiare il mio uovo. Anche io. Ho una fame. Non è giusto però. Comunque il mio guarda che è perfetto, Ma il mio era così carino. Anche bruttissimo. Ehi. Il mio era perfetto. Ma vai via, è bruttissimo. Il mio era perfetto. Tu sembra una pizza. Ancora tu la guarda il mio che carino che era. Che odore. Ho una fame. Anche il mio odora, Petfa, dai. Caccia alle uova di Pasqua 2024 di Aurora Ludovica. Chi riesce a trovare tutte le uova vince. Contro chi? Aurora, papà e mamma. Esatto, illustreremo insieme.
Mentre papà e mamma... noi! Esatto. Mentre vediamo, vediamo. Vinceremo noi. No, perché ne siamo le due sulline che non si arrendono mai, quindi vinceremo papà, noi. Siamo in una lezione. Udo batti 5. Udo batti 3, 2, 1, go! E lo aspettate? Udo, dobbiamo vincere. Come ti dai, di qua? C'è nemmeno qua. Vediamo qua. Ludo, hai trovato qualcosa? No. Ok, vado. Dietro la porta, ovviamente. Tutto bene? No. Mamma, mamma, vieni, vieni, ho trovato qualcosa forse, vieni. Sì, l'ho trovato. Sì, ho trovato un uomo. Dobbiamo disegnare, perché in cameretta sono molto nascondigli. Quell'uomo. Aurora e Ludovica, bellissimo, trovato, trovato, andiamo, mamma, è trovato nuovo, andiamo di qua, nell'armadio non c'è, vediamo qua, dai, la tenda è classico nascondiglio banale, vediamo se qua c'è, guarda qui, Lo sapevo che c'era l'uomo di Aurora Ludovica. Questo me lo porto con me. Madonna mia, sono già un uovo. Speriamo che mamma e papà non hanno trovato di più. Allora, vediamo un po' qua. Vediamo l'armadio di Aurora, che è sempre scomparso. Vabbè dai, andiamo via. Ah no, aspetta, no. Vediamo qua in questi accessori, i miei libri, no. Oh no. Mi scusi, hai visto l'uovo? Mi scusi, hai visto l'uovo? Ma stai bene, stai prima, stai dormendo. Dov'è l'uovo? Di là? Grazie per l'aiuto. Bravo, Fulvio. Eccolo! Wow! Sì, allora siamo due. E poi non so, avrà trovato un altro. Oddio! Che bello! Il mio bambino, il mio uovetto! Adoro quando trovo le cose! Soprattutto questo. Mamma, ho trovato qualcosa? No. Vado lì, vado lì! Io ho trovato uno fino adesso, eh! Io zero! Tu neanche zero. Uno! Muoviti, neanche mamma, uno. Muoviti! Niente! Neanche qui niente! Hai trovato qualcosa tu? Niente! 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 Cosa vedo? Cosa vedo? Cosa vedo?
Ricapitolando, quante uova abbiamo trovato? Io Aurora 3. Esatto, e voi quante uova avete trovato? Io e papà 2. Mi sa che 3 è maggiore di 2, o no? E quindi solo noi possiamo aprire le uova di Aurora Lunarica. Esatto, no. Abbiamo vinto noi, quindi... Anche io la volevo mangiare. Anche fame. Io. Noi apriamo le nostre bellissime bombe, le mangiamo e vediamo anche quali sorprese ci sono all'interno. Ci date un po' di cioccolata? Ci no, date un po' di cioccolata. Ma no, perché ve lo dovevate meritare. Perfetto. Dai, Auri, apriamo. Apriamo, vai. Guarda il cordino. Che bella. Okay. Auri, questo ce la conserviamo, Che carino. Questo ce la conserviamo, non ce la mettiamo. Assolutamente. L'acqua è bellissima. Perché devo togliere il nastrino. Ci riesco, Roberto. Aspetta, non rompere l'uovo. Guarda, ecco qui. Bravissima. Aspetta. Che delizia, c'è già l'acqua in bocca. Anche io non vedo l'ora di mangiare l'uovo. Chissà quale sorpresa troviamo, Ce ne sono tantissime. Esatto, benissimo. Apriamo insieme. Wow. Dai un colpetto tu, poi dai un colpetto. E dopo togli questo. Benissimo, mettiamola qui al centro. Vado? Vai, dai un bel colpo. Cosa ti avevi fatto? Così, guarda, guarda. Oh! Oh! Che succede? Leo! Dov'è Leo? Leo, ci sei riuscito tu! Che bello! Che Auri, questo me lo metto nella mia cartella. Wow! Guardate. Wow, Ludo. Auri, mai visto che Leo sta mangiando la tua scarpa, no? La mia? Sì. Qui c'è scritto anche Aurora Ludovica. Auri, benissimo. Però l'assaggio del cioccolato non ci può mangiare. Esatto, assaggiamo il cioccolato. Wow. È buonissimo, io adoro il cioccolato al latte. È il mio preferito. Anch'io. Ecco qua. È buonissimo. È il mio primo cioccolato preferito, devo dire. Mm-hmm. Auri, guarda che bella sorpresa. Leo che mangia la mia scarpa, me la attaccherò nello zaino della scuola. Ah ragazzi, dimenticavo. Se volete anche voi acquistare le nostre bellissime uova, potete trovarle nei migliori supermercati, oppure se volete acquistarle comodamente da casa, potete andare o su Amazon oppure sul sito piubuono.shop. E ricordatevi che sono in edizione limitata, quindi acquistatele prima che finiscano. Scusate, un po' di cioccolato a papi? Tieni. Aspetta, aspetta. Dai, tieni. Grazie. Peccato, non lo potevo mangiare.